Abitavano in Toscana da 30 anni ed erano diventati il punto di riferimento del clan dei Casalesi, 7 dei 18 arrestati dalla polizia nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sulle infiltrazioni della Camorra al di fuori della Campania. Gli arrestati in Toscana operavano soprattutto in Versilia e nella zona costiera della provincia di Pisa e fornivano supporto logistico alle famiglie Schiavone, Iovine e Russo, agevolando la latitanza di altri affiliati anche con ruoli chiave. Il clan dei Casalesi è così riuscita a infiltrarsi nel tessuto economico toscano e ad espandere la sfera di interessi. L'edilizia in modo particolare, poi in secondo tempo, poiché la crisi anche tra di loro si è fatta sentire, il tutto è sfociato nel traffico degli stupefacenti e delle estorsioni. Alcuni indagati sarebbero responsabili anche di una rapina a un furgone della Securpol messa in atto a Pontedera. Agli arresti domiciliari, due dipendenti della polizia in servizio presso la Presidenza del Consiglio e la Camera dei Deputati a Roma, accusati di aver rivelato informazioni coperte da segreto istruttorio su persone intercettate o oggetto di indagini e ritenute affiliate al clan dei Casalesi. Uno dei due avrebbe dato informazioni anche a politici, imprenditori e ad alte cariche degli apparati statali. Non si escludono collegamenti con la vicenda degli appalti Expo e dell'arresto dell'ex ministro Scajola. Un altro nuovo importante traguardo per la Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights di Firenze, che ha inaugurato la International House Library alla presenza del vice sindaco Dario Nardella e della scrittrice ed attivista per i diritti umani Kerry Kennedy, arrivati su un'auto elettrica. Una biblioteca aperta a tutta la cittadinanza intitolata La memoria di Riccardo Garrone, che raccoglie libri e documenti in formato elettronico e cartaceo sui diritti umani, la storia della famiglia Kennedy e del suo movimento in favore delle persone più svantaggiate. Una biblioteca straordinaria dove le persone da tutto il mondo potranno venire a studiare e riflettere sui diritti umani. Un posto dunque di rilievo dal quale Kerry Kennedy ha voluto unirsi all'appello Bring Back Our Girls, restituiteci le nostre ragazze, lanciata dalla First Lady americana Michelle Obama per la liberazione delle 230 ragazze nigeriane rapite da Boko Haram. It is a crime against the girls. Un crimine contro le ragazze e le loro famiglie, un crimine contro tutte le donne che vogliono accedere al mondo dell'educazione. Noi abbiamo il dovere di fare tutto ciò che possiamo per riportarle a casa. Do everything in our power to get them back. Esercitazioni nelle scuole, seminari, allestimento di un campo base, tutto questo è terremoto, diamoci una scossa. La 2 giorni di studio per prevenire il rischio sismico che il 16 e 17 maggio si è tenuta e si tiene a Borgo San Lorenzo presso Villa Pecori Giraldi. L'iniziativa è organizzata dall'Ordine degli Architetti della provincia di Firenze e dalla Protezione Civile del Mugello. A spiegarci di cosa si tratta è l'architetto Alessandro Romolini, coordinatore del Presidio Architetti Firenze per l'emergenza sismica. Abbiamo partecipato come architetti ma come Protezione Civile. Civile e a tutta l'esercitazione che è stata fatta nelle scuole per l'evacuazione in caso di terremoto. Dalla fine dell'esercitazione in poi c'è questo campo, questa specie di piccolo campo di emergenza dove ci sono tende, mezzi, attrezzature varie di protezione civile. In cui, ecco qui a Villa Pecori, in cui possiamo far vedere un po' il sistema di protezione civile e anche parlare di quello che è la prevenzione. L'intenzione era quella di divulgare il più possibile questa cultura della prevenzione, non nel tema del rischio dal punto di vista negativo, ma nella positività del termine. Vogliamo essere pronti per l'ipotetico evento. Erano circa 200 gli operatori del turismo e del commercio arrivati da tutta la Toscana per partecipare al presidio di protesta organizzato a Firenze contro la decisione delle categorie imprenditoriali di disdettare unilateralmente il contratto nazionale di lavoro. Scelta presa a livello nazionale appunto il 1 maggio scorso e che ha portato allo sciopero degli oltre 900.000 dipendenti, 60.000 in Toscana, chiamati a raccolta nelle piazze di tutta Italia dai sindacati confederali. Le imprese, dal canto loro, lamentano una gravissima crisi del settore e accusano le parti sociali di non voler trovare un accordo per contenere i costi. Accordo che però, secondo i sindacati, si reggerebbe soltanto sui sacrifici dei dipendenti. L'abolizione della quattordicesima, il ricalcolo della malattia,
l'abolizione degli scatti di anzianità, il blocco degli aumenti contrattuali per non si sa bene quanti anni, praticamente è la distruzione del contratto nazionale. We'll be right back.